In Romania. Dove siamo noi adesso? Sì. Quindi Stefan prima era cittadino della Romania, giusto? Sì. E adesso ha deciso di diventare? Italiano e poi sardo, logicamente. E quindi ha lo stesso diritto, è uguale a noi, giusto? Uguale identico, anche se viene da un altro paese. Esatto, quindi anche Leo era in Reggio Emilia e poi è arrivato in Sardegna, vero? Quindi prima era residente a Reggio Emilia e adesso è residente qua, vero? Perfetto. Questo è l'ombelico del mondo, è qui che c'è il posto dell'immaginazione, dove convergono le esperienze e si trasforma in espressione, dove la vita si fa preziosa e il nostro amore diventa azioni, dove le regole non esistono, esistono solo le eccezioni. Questo è l'ombelico del mondo.